Antonio Conte, storico ex allenatore dell'Inter, ha rilasciato al Telegraph un'intervista ad ampio spettro, toccando i temi più diversi, dal suo passato alla voglia di tornare sulla panchina, al sogno di vincere la Champions League. Adesso le parole di Conte. In tutti i club in cui ho lavorato ho sempre portato il subbuteo, a volte anche per spiegare alcune situazioni tattiche ai miei giocatori. Ne ho sempre avuto uno a casa mia. Molti considerano la difesa a tre come un sistema difensivo, ma non è così. È vero. Ripeto, non è vero. Basta guardare quanti gol segnano le mie squadre in ogni stagione. Non importa se giochi con tre o quattro difensori, l'importante è come organizzi la squadra e costruisci giochi offensivi. Allo stesso tempo, non è salutare essere eccessivamente offensivi o difensivi. È fondamentale rispettare le caratteristiche dei giocatori e adattare la strategia in base a loro. La mia esperienza mi ha insegnato questo: se vuoi vincere il campionato o alzare un trofeo, è fondamentale avere una squadra equilibrata. La scorsa stagione, il Manchester City è stato il miglior esempio di squadra con grande equilibrio, sia difensivamente che offensivamente. I trofei rappresentano una grande responsabilità, poiché sono lì per ricordarti che devi vincere. E una volta che lo hai fatto, devi continuare a farlo. Se l'obiettivo finale è vincere il campionato e sollevare trofei, è importante anche offrire intrattenimento al pubblico. Tuttavia, essere semplicemente una squadra divertente non è sufficiente se il tuo obiettivo è vincere. Lo so perché ho allenato le migliori squadre e mi è sempre stato chiesto di cercare la vittoria. Ora è impossibile per me lavorare solo per una squadra divertente, perché l'aspettativa sarà sempre quella di vincere. Amo il mio passato, ma allo stesso tempo le aspettative che mi porto dietro sono sempre molto alte e se non vinco lo considero un fallimento. L'approccio migliore è combinare intrattenimento e vittoria. E per essere davvero celebrato, devi vincere. Altrimenti, altri aspetteranno di celebrare il mio fallimento. Questa è la dura realtà. Cosa ne pensi delle riflessioni e delle opinioni di Antonio Conte? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto. E forza Inter!